Ehi la ciurma, io sono Mezzotesse e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita. Ecco qui il terrazzino come è venuto sistemato. Ho aspettato che si spreadasse la Dirt with Grass e ho sistemato il muricciolo. Ho dovuto fare alcuni truschini per far sì che questi stessero. In pratica questi li ho messi sul blocco esterno come se fossero sospesi nel nulla. Se si guarda da sotto si vede, ma quello deriva dal fatto che si può mettere solo un oggetto per blocco, quindi boh. Questa è la spiegazione del fatto che la mod del farming probabilmente fa crescere l'erba da sola, perché qui non c'era erba, non ne abbiamo piazzata e ne è arrivata. È una cosa molto molto scomoda e brutta e mi scoccia parecchio, ma hey, dovremmo tenerla così per un po'. Almeno per questa stagione, credo che resterà così. Qui gli steccati che mi erano avanzati li ho utilizzati in questa zona. Qua staccano un po' perché effettivamente avrei dovuto metterli sull'esterno, forse, e non qua all'interno. Perché non li ho messi qua fuori? Non lo so. Dovrei metterli tipo così. Ottimo. Ok. E così, che vedete in realtà sbordano di qua perché sono sul blocco esterno, però almeno così non hanno problemi qua con gli spigoli. E niente, qua ho messo quelli che mi erano avanzati, che sembra anche abbastanza carina come cosa. Ha un aspetto abbastanza carino, dà un tocco in più al giardino, ecco, che rimane un po' più pulito, un po' più ordinato. Ma che è notte, dai, per sti 5 minuti, come sei. Ah, pignolo. C'è ancora uno spray. Uno spruzzo di sole. No, come si dice? Uno sprazzo di sole. E boh, e allora non mi fa fare un kaiser. Allora, io direi che possiamo andare a aggiungere altre cose nel nostro terrazzino. E direi che possiamo aggiungere una sdraio. Questa qua bella, molto da mare. Molto da mare, desk chair. E si fa con un desk chair. Terry cloth towel. Ok, gli stecchetti sappiamo cosa fare. Terry cloth towel, abbiamo bisogno di cotone che dovremmo avere tra l'altro in un discreto numero perché ne avevamo farmato un po'. Sì, infatti. Allora, tre di quelli ha detto che ne fa due. Noi ne abbiamo bisogno di tre. Quindi se ne avanzerà uno. Perché abbiamo detto così e poi non ho abbastanza stecchetti. Bisogna pensarci queste cose prima di craftare, magari, eh? 4, 2, 6, ottimo, così mi ripulisco anche degli stecchetti. Dammi. Ok, poi abbiamo bisogno del blu, ha detto, vero? Allora, questo lo rimettiamo qua. Questo lo buttiamo qua, che non sarà un Kaiser. Abbiamo bisogno del blu. Il blu come Kaiser si fa? Già, non mi ricordo più. Blue dye, ah, con il blue geranium. Blue geranium, ce l'abbiamo anche qua. Del blu, ottimo. Allora, facciamo così. La desk chair. Ma che poi perché desk? Ah no, deck! Non desk. Deck non so cosa voglia dire. Deck non è mazzo. Ah, forse la sedia a mazzo perché non ci possiamo sedere, però è molto carino. Posso salirci sopra in piedi. Guardate come sono carino in piedi sopra una sedia. Wow! Che bello! Va che sto. Ok. Ci passeggio anche sopra con le scarpe. LOL. Vabbè. Però il sole sorge di là e dov'è adesso il sole? Dov'è il sole? No, sorge di là forse, però. Perché ieri sera è tramontato di là. Dov'è il sole? È così basso? No, non è così basso. E deve essere dietro sto nuovo. Ah, eccolo là. Quindi il sole è un po'
Torto in là, ma no, così dovrebbe andare bene, dai, come orientazione della sedia. Ma quasi quasi ne faccio un'altra, dai. Metti che viene qualche ospite. No, chi se ne frega degli ospiti. Noi siamo della gente solitaria. Anche la casetta in montagna, mica l'abbiamo fatta per tanta gente. Cos'è sta storia? Odio quando si bugga così tanto con action che mi appaiono delle cose tutte storte. Questo volevo fare. Cos'è sta roba? Stone microblock. Stone microblock, stone microblock, ok. Ma come lo faccio stone microblock? Non lo faccio. Ok, altrimenti stone slab 8 di 16. Stone slab. Vada con gli stone slab, va. Vediamo se abbiamo della stone qua sotto. Speriamo, così non perdiamo. Ma tra l'altro, mi si è spostato qua sotto l'indicatore di action. Credo che non si veda in video. Però, mi si è spostato là sotto. Avevo per caso già craftato quello a fare là? No. Avevo craftato forse nella scorsa stagione, che non mi era piaciuto per niente. Però forse qua con un. Ma sta continuando a registrare? Sì, speriamo di sì. Qua con un giardinetto forse ci sta un po' meglio, dai, così. Anche dite. Tipo così. Dai. È un po' troppo simmetrico, forse. Dovrei fare una cosa tipo così, che va in qua. Se spostassi il pozzo di uno più indietro e facessi questo tipo così, così posso anche arrivare al pozzo, no? Per prendere la roba. Posso mettere delle piccole aiuolette intorno. E ecco, delle piante di fiori. Pot, come che sarà? Potted flower, ok, posso metterci anche i bonsai e i cactus. Bonsai è più da interno, però. Il cactus però mi piace. Mi piace mettere dei cactus fuori, poi mi ricordano tanto l'estate. Però non ho guardato come si crafta il pot, effettivamente. No, questo. Ok, small flower pot. Ah, un flower pot mi dà. Scusa, un flower pot come lo faccio? Oddio. No, vada per questo. Tre clay brick mi danno. Non credo di avere tanta clay, però, sai? Clay ottimo, direi. No, infatti, per niente. Perché questi mi danno 9 vasi. E vabbè, vada per questo per ora. Poi vedremo cosa fare. La clay è sempre un po' un problema. Perché non è che ce ne sia tantissima nel mondo, eh. Di clay, bisogna sempre andare nelle zone, raccogliere. Non sono tipo tanto da esplorazione, come avrete visto. Sono tipo molto più sedentario, più. Ecco, insomma. Ok, 27 mi daranno 3 vasetti. Oh, no, volevo fare all. Ok. Sì, 3 vasetti, 9 vasetti. Vorrei metterne 3 con i cactus. E poi prendiamo dei fiorellini, un po' vari, che dite? Allora, un fiore giallo, un fiore arancione, un fiore rosso, e così siamo a 6. Sei, ok, ottimo. Senza farlo apposta abbiamo messo tutto. 1, 2, 3. Oddio, mi si gira al contrario l'affare sotto. Quando crafto queste cose è malatissimo. C'è qualcosa proprio che non va in action. Che boh, mi sta registrando le cose a caso. Spero che il video non venga buggato o robe strane, ma boh. Allora, io metterei. Forse tipo qua. Che dite? Li mettiamo qua vicino a. Ok.
Che bellino. Ma va che storia, quanto è bellino. Però non verrà simmetrico perché ho un sacco di cactus da mettere. È bellino così, però c'è il prato un po' smorto. Beh, possiamo andare a prendere dei fiori. Allora, a me piacciono tanto i fiori arancioni. E quindi credo che metterò quelli. E poi metterò anche qualcuno di questi viola. Perché quelli viola mi sembrano i più non discreti, ma non lo so. Mi sembra che siano quelli che esteticamente appaiono meglio. Cioè, sono quelli che alla fin fine mi piacciono di più. A me piace tanto l'arancione come colore, quindi metterò gli arancioni. Ma gli altri viola mi piacciono esteticamente, non come, cioè, non perché sia il mio colore preferito, ma perché sono fatti bene, sono fatti bene belli. Allora, copriamo qua un po'. Ok. Poi spreaderanno un po' i fiori, credo. Comunque, credo che come aspetto sia grazioso, dai. O forse i fiori è meglio metterli là in fondo, qua in fondo, che dite? Così sono un po' più simmetrici. Mettiamoli là in fondo. Tra l'altro sto esaurendo le idee per questo mondo, quindi mi piacerebbe sentire da voi nei commenti quali sono le vostre proposte, diciamo, che cosa vorreste vedere. Che cosa vorreste che si facesse, insomma, in questa stagione, seconda stagione di Mai Intestita? Perché alla fine di crafting aveva abbastanza fatto tutto. Poi non è che ci siano tante cose nuove, ecco, rispetto a un tempo. Ma così sono bellini anche. Cioè, lascia stare, ma che roba. Forse è un poco in contrasto perché questi qua sono marroncini e quindi con l'erba si vedono un poco bene, però mi piacciono. Sì, sono proprio. Questi non si vedono proprio per niente bene, no. Non mi convince sta situa. Però è comunque meglio che. E se invece lo facessi come vialetto qua? Altra opzione. Proviamo a metterli tipo qua ai lati. Forse è un po' opprimente, perché stringe molto il percorso. Però mi sembra comunque molto carino. E ne metto tre qua. Vediamo così come. Sì, ci sta molto, molto meglio, però questi. Facciamoli tipo al. Alternati tipo così già meglio e gli altri ne potrei mettere uno qua tipo uno qua e uno qua che dite com'è un po' meno simmetrico un po' più. Non mi piace questo adesso. Bellino, sì, dai, mi piace. Mi piace. Forse questi sono un po' addossati, ma facciamo che metterne uno là dietro così. Ma sì. Bellino, sì, mi piace. Adesso andiamo magari a dormire per vedere con il giorno come sta. Potrei mettere anche di quelle lanterne da esterno. Se ce ne sono di carine. Nella home decor. Sperando che si vedano. Allora. Tipo questa qua. Ma questa è da soffitto, dice. Non mi ricordo se di là ne avevamo messe. Queste qua. Ground lantern. Avrei bisogno dell'iron lamp che non ho qua in giro.
Però non sembra male. Allora, facciamo una cappatina in miniera. E vediamo di andare a trovare un po' di ferro. Qua forse l'abbiamo lasciato da parte. Qua c'erano dei diamanti. Lol, perché non l'avevo raccolti? Boh, non mi ricordo. Ah, che idiota! Non li avevo raccolti perché mi servivano per il prospector. Stupido che sono. Era tutto illuminato apposta per lasciare con il prospector che trovassi diamanti. Ok, una. Ne ho bisogno di tipo 8. Quante ne ho bisogno? 7, 8. Sì che mi ricordo io. Oh, quando serve il ferro non si trova. Quando non serve. Ah, ok. Quante ne abbiamo adesso? Ne servono 6. E ne abbiamo 6, ottimo. Questo posso anche dropparlo, no, lo zinco mi serve, la cobblestone via. E usiamo la corsa qua per andarcene. Ho detto, ma che bello qua tutto illuminato. Sì, era tutto illuminato per un motivo. Stupido mazzetesse. Craftiamolo allora. A una sola. Oh, dai. Vabbè, proviamolo, almeno per vedere un po' come. Come sta esteticamente? Ah, là ci sono gli altri fari, quindi non si può piazzare. No, ma comunque è carina. Ci sta, secondo me è molto carina. Nel prossimo video allora dovremo sistemare un paio di cose. Dovremo ritrovare di nuovo il diamantollo. Ah, qua avevo fatto un po' di dirt o di gravel? Forse di dirt, effettivamente. Vai qua. Macina un po' di roba. Macina un po' di roba. Questo lo mettiamo qua con lo zinco, ottimo. E boh, diciamo che nel prossimo episodio dovremo sistemare un paio di cosette che mi vado a segnare magari. Come il provare a fare altre di queste lampade e provare a, cioè, ritrovare di nuovo il diamantollo che ho distrutto stupidamente. E niente, io direi che per questo episodio può essere tutto. È leggermente più corto del solito, ma perché oggi sono un po' di fretta e preferivo farvelo che non lasciarvi senza episodio di Mindtest, perché vedo che comunque è abbastanza seguito. Commentate, mi raccomando. Commentate sempre se volete che continui la serie e soprattutto suggeritemi cose da fare perché qui il materiale inizia a scarseggiare. Noi ci vediamo il prossimo sabato, possibilmente, sempre qui su YouTube con la nuova episodio, con un nuovo episodio di Mindtest Italia. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata!